Nel 2021 le politiche abitative si sono concentrate sull'emergenza abitativa. È stata costituita la Commissione territoriale per il contrasto al disagio abitativo, che vedo coinvolto oltre che il Comune di Arezzo anche gli enti e le istituzioni del territorio. Sono stati assegnati 63 alloggi popolari, sono state consegnate le chiavi di 15 nuovi alloggi alle rispettive famiglie aretine. Inoltre il Comune di Arezzo si è attivato per il bando PNRR che vedrà coinvolti gli immobili popolari in importanti manutenzioni sia a livello strutturale che di efficientamento energetico. L'innovazione tecnologica si può riassumere in 3S: sviluppo digitale, semplificazione e sicurezza. Nel 2021 è stato completato il passaggio di tutti i servizi usufruibili online e l'ingresso del Comune di Arezzo all'interno dell'applicazione IO. È stato creato un disaster recovery e potenziato le misure di sicurezza per i dati in ingresso e in uscita. Un cameo lo voglio dedicare alla comunicazione: grazie all'ingresso della widget di WhatsApp all'interno del sito istituzionale è stato possibile raggiungere con le nostre news e i nostri commenti un quarto della popolazione aretina. Ultimo nato, unico live che ha consentito di avere un assistente personale in carne ed ossa senza dover andare allo sportello unico. In questo 2021 abbiamo portato avanti numerosi interventi che riguardano la manutenzione. Partiamo da quello dell'edilizia scolastica con le scuole, uno su tutti la bonifica dell'amianto negli ultimi due edifici scolastici, quelli di San Leo e quello di Fonterosa. Andiamo con il nuovo centro di cottura della scuola Sant'Etani e l'adeguamento normativo per quanto riguarda l'impianto antincendio e di riscaldamento della scuola di Indicatore. Nuova videosorveglianza Saione con l'installazione della videosorveglianza collegata alla centrale operativa unica. Mobilità. Con la mobilità abbiamo portato avanti tutti gli interventi che riguardano la promozione della mobilità, quindi con le scuole ma anche con i dipendenti comunali, e l'installazione della nuova infrastruttura, quindi la nuova ciclabile che collegherà l'ospedale alla zona di Saione e la zona 30 di Saione. Per le opere pubbliche abbiamo vinto il bando per quanto riguarda i centri storici e quindi rifaremo il progetto del sole e partiranno anche i lavori per la zona e la rotatoria di Santa Maria. Inoltre abbiamo dedicato particolare attenzione alla progettazione di quella che sarà la rigenerazione delle aree urbane, in cui abbiamo partecipato a un bando ministeriale che finanzieremo con il PNRR. Il 2021 è stato un anno pieno di risultati. Per quanto riguarda il personale, abbiamo assunto tra tempo determinato e tempo indeterminato più di 60 dipendenti, anzi per la precisione 64 dipendenti. Abbiamo anche rafforzato il clima di condivisione con le organizzazioni sindacali. Per quanto riguarda le pari opportunità, abbiamo lavorato molto sulla violenza di genere. Abbiamo realizzato un novembre di proposte, privilegiando la cultura in tutte le sue espressioni, dalla narrativa al teatro alla musica. Tutti gli spettacoli, eventi che sono stati rappresentati al Teatro Pietro Aretino e al Teatro Petrarca e hanno visto il tutto esaurito, sono stati poi riproposti agli studenti delle scuole superiori. Abbiamo costituito la consulta delle pari opportunità, alla quale hanno aderito 25 associazioni. Già sono nate delle alleanze di rete tra le associazioni che hanno presentato i loro progetti. Per quanto riguarda la tutela degli animali, abbiamo stretto una concreta collaborazione con le associazioni animaliste, questo per garantire una sempre maggior tutela verso i nostri amici animali. Per quanto riguarda l'immigrazione, abbiamo messo in campo risorse per implementare l'insegnamento della lingua italiana a donne e uomini stranieri.